Ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qui su Minecraft e in una nuova mappa e più precisamente in una Skyblock, ovvero la Skyblock Plus. Perché ho scelto questa mappa da portare sul canale? Perché il creatore di questa mappa è semplicemente un italiano e quindi e mi sembra carino portare questa mappa per lui. E allora, diciamo che qui ci sono le presentazioni, qui ci sono le raccomandazioni, quindi sostanzialmente è una classica Skyblock, con la differenza che ci sono le missioni fatte apposta da creare, da fare, da risolvere. Lì, come vedo, ci sta un'isola con della bedrock, di qua ci sta un'isola con l'endstone, di là l'isola sabbia e qui l'isola con la parte del nether. E quindi la cosa mi fa pensare che dove stanno le missioni e dove stanno lì la bedrock, perché ok, sembrerebbe che sono in survival mode, ancora in adventure mode, non so il perché. Ok, ho semplicemente cambiato la... cioè non so il perché di questo... di ciò. Già si sta facendo notte. E... e quindi, diciamo, non... il discorso è questo. La prima cosa che devo fare è prendere quell'albero. Per prendere quell'albero devo... è consigliabile fare una cosa 3x3. Quindi intanto faccio una sorta di scaletta, così l'erbetta comincia a scendere. E in questo modo non sarebbe male, così non ce l'abbiamo. E come prima cosa, la cosa da fare sarà quella appunto di cercare di arrivare lì. Diciamo, perché sto scendendo a livello più basso, così da perdere meno terra possibile. E allargando il più possibile, per il semplice motivo che per allargare l'isola e aprendo l'albero, cioè buttandolo giù, in teoria non dovremmo avere chissà quali tipi di problemi. Che a quanto pare il minimo indispensabile l'abbiamo preso, recuperato. Io approfitto per posare tutto qui all'interno della cesta, onde evitare di cadere, perdere tutto. Anzi, direi per prima cosa ok, diciamo, un sapling l'abbiamo recuperato subito e quindi è cosa veramente veramente buona e giusta. Ok, addirittura 4, meglio per noi così. Allora, ok, siamo a 5 sapling.
Allora, sia per quanto riguarda la crescita dell'albero, cioè dei vari alberi in futuro, sia per quanto riguarda lo spostamento dell'erba verso il basso, è un po' un problema perché per semplice motivo che di notte, almeno per il momento, essendoci tutto buio, non si trasmette nulla e quindi diciamo, un bel problema. E quindi per il momento non pianto nulla, per il semplice motivo, appena si farà giorno, aspetterò che la terra arriva almeno al piano più basso per trasmettersi. Allora, spero più che altro di arrivare con questi pochi slab che mi sono rimasti. No, non sono arrivato. Ok, che ci sta lì? Spawnato. No, ok, come ho detto, sono spawnata gente che non volevo spawnasse. Vediamo, ok. Vediamo se riusciamo a far avvicinare il creeper. Ok, esploso, cosa non ci voleva. Però una cosa che sicuramente posso fare è quella di prendere almeno uno dei due blocchi d'acqua. Poi appena avrò la possibilità farò la stessa cosa con l'altro. Allora, sicuramente cosa che farò è prendere tutta questa terra, perché sì, è vero che devo spostare l'erba verso il basso, però è anche vero che in questo momento questi blocchi qui non è che sono, diciamo, che ci permettono la trasmissione di erba. E quindi in questo modo riuscirei in qualche modo a smaltirli, non dico meglio, ma quanto meglio possibile. Stessa cosa che riguarda questa zona qui. Perché l'importante è che ci siano questi tre, che sono quelli collegati ai blocchi di sotto. Ok, e quindi per quanto riguarda la prima zona si è, diciamo, non dico a posto, ma discretamente. Io piano piano cercherò di allargare sempre di più. Nella speranza che comunque arrivi. Ok, dovrebbe ricominciare ad arrivare presto il giorno. Ok, forse riesco però a fare l'ultimo lato. No.
invece questo blocco ci è rimasto, direi di metterlo tranquillamente lì da parte. E sta cominciando pure ad arrivare la fame, che potrebbe essere un problema, per così dire. Allora, intanto ti posso piazzare tranquillamente qui, tanto non dovrebbe andare chissà quanto in conflitto. Ok, sta arrivando pure il giorno. Chissà quanto in conflitto con questa sorta di scala. Così che io posso approfittare e rompere l'altro blocco d'acqua. Non appena avrò la possibilità di arrivare lì in fondo, sicuramente approfitterò per sicuramente approfitterò per vedere se si può fare qualcosa per le missioni. L'unica cosa, spero che lì giù non spawni qualcuno che faccia saltare via il cactus, che potrebbe essere un vero problema. Ok, no, non volevo rompere l'alberello, però l'erba arriva laggiù, quindi diciamo, l'obiettivo, uno dei primi obiettivi, quello di avere l'erba, l'abbiamo raggiunto. Ora, altro obiettivo è quello di aspettare intanto l'albero che cresce. Vediamo se riesco a fare fuori questo ragno. Ok. Saranno sì e no una decina di blocchi. Allora, direi di approfittare e di piantarne quanti più possibile di questi alberi. Direi un altro di qua. Ah, è vero, noi avevamo pure tre di bone meal. Semine abbiamo, sì, ok, perfetto. Diciamo che la parte dei semi non è chissà che problema, però almeno per la prima parte del gioco, perché avere tre semi all'inizio game non è proprio male. Però per quanto riguarda il resto dei sapling, nel senso del resto del bone meal, direi di approfittare per tenerlo da parte. Solo un sapling mi darà, è vero, e me la darò la mela, però speravo in un secondo sapling. Allora, te ti prendo che potresti, no, come non detto, sarà per il prossimo albero. Allora, io devo cominciare a salire. E dubito di farcela. Ah, invece l'ho fatta. Ok. Questo è il monumento, direi pure molto molto carino. Questa prima sono in totale 50 missioni, ok. La prima ci dice inserire un pezzo di cobblestone. Ci fa tornare indietro da questi pulsanti? Da te? Ok. Quindi, per avere un pezzo di cobblestone, dobbiamo fare il cobblestone generator. Sì,
Sicuramente questi blocchi mi serviranno almeno per il momento. Ok, non era mia intenzione far andare di là. Ok, vediamo se riesco a recuperarlo. Sì, perfetto. Allora, no, questo sicuramente qui non è che servirà, e neanche tu probabilmente. Ok, allora, in teoria dovrebbe funzionare, spero. Sì, ok, perfetto, funziona. Quindi direi di approfittare per recuperare questo secchio d'acqua, che non vorrei mai perderlo. Abbiamo gli stick e dovremo avere un altro albero. Sì, lo so, un attimo fa avevo detto che serviva cercare di risparmiare quanta più roba possibile, però si ha la necessità di dover andare il più veloce possibile. Allora, approfitto subito per fare l'ascia. Tanto già so che andrà molto a rilento la cosa. E quindi direi di sfruttare quel poco di legno che abbiamo per andare a prendere il nostro primo pezzo di cobblestone, che andrò a posare subito come prima cosa, per il semplice motivo che non so che se dando, sembrerebbe di sì, non so se dà ricompense oppure no. Quindi vediamo. Sì, dà ricompense. Ok, vi dà 13 pezzi di cobblestone e 14 oak sapling. Meglio così. Ok, 10 oak log, wood log, che sarebbero quello principale di pezzi di legno principale. Ora, sicuramente mi metterò un po' qui a farmare, più che altro per il semplice motivo, anzi direi subitissimamente di farmi un piccone di pietra, così sto sicuro che, diciamo, di stare tranquillo, sperando di non perdere tutti i pezzi di cobblestone che magari uno può mettersi da parte. Allora, sicuramente devo recuperare vari pezzi di terra. Che ho qui, ok. Allora, per recuperare questo devo fare questa maniera così. Ok, e per quanto riguarda la parte della lava,
siamo a posto. Ok, penso che saremo a posto pure per quanto riguarda la parte dell'acqua molto presto. Sì, posso fare tranquillamente pure l'angolo. Ok. Lo so, è una cosa che non andrebbe fatta normalmente, però stavo abbastanza tranquillo per il fatto che avevo l'acqua vicino. In questo modo abbiamo recuperato ben 13 pezzi di terra. Ora me ne servirebbe giusto un altro, ok, per il semplice motivo di piazzarlo in questo modo, e perché in questo modo si riduce la possibilità di che i pezzi di cobblestone vadano a finire all'interno della lava. E diciamo che il piccone di pietra lo sto utilizzando semplicemente per il motivo di consumarlo, quindi non è che direi. Ah, esce l'albero. Meglio così. Allora, diciamo l'obiettivo era 10 pezzi di legno, quindi penso tranquillamente in questo video di a questo punto di finire quel poco di bone meal che avevo, e poi per vedere se in qualche modo riesco a ottenere i log che mancano. Giusto qua, ok. Questa cosa mi è piaciuta. Uscito pure un albero bello grande. Ok. Direi di posare tutto tranne i 10 pezzi di legno, per il motivo che il semplice motivo è che questo ponte è ancora un blocco unico e potrei morire da un momento all'altro. Ok, 10 oak wood log che li mettiamo. Ah, non aspettare a finissero. Ok, le vines, tanta roba. Ah, ok, in questo caso avremo uno stack di da dover prendere uno stack di oak planks. Allora, l'unica cosa che voglio, ok, ho perso le mie 4 vines che avevo appena ottenuto. Devo vedere se in futuro off camera ci sono missioni che riguardano le vines, altrimenti sarò costretto in qualche modo a ghibarmene, perché più che altro per il fatto di completezza quanto riguarda il game. Allora, passare 2. Devo trovare al più presto il modo di fare una farm quanto più precisa, cioè più veloce possibile. Ok, meno male ho recuperato quel blocco. Allora, io intanto me ne sarò qui off camera a farmare un po' di cobblestone.
Per questo video direi che è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se è così stato, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.